Vediamo anche l'ultimo goccio di... più la fagioleria che di fagioleria. Anni! Di fagioleria. Si vede. Infatti si vede dalla conformità. Mettiamo il coperchio e ora... importante. Siamo veramente in un ambito quasi religioso. Prima di tutto ricordatevi che il frullatore deve avere più velocità. Più velocità, ecco. Quindi più velocità e bisogna passarle tutte. Mi raccomando, il tasto deve essere proprio su più velocità. Esatto, bisogna fare tutte le velocità fino ad arrivare a quella più velocità. Ok, abbiamo chiuso, abbiamo sigillato. E poi alla fine in teoria dovresti fare l'asterisco. Esatto. Quindi siete pronti? Si parte, eh? Oh, mi raccomando, chiuso per evitare un picasso sul muro. Esatto, e soprattutto io questo frullatore me l'ha dato lo stesso da messo il sangue. È vero che le lame sono Miracle Blade. Sono Miracle Fucking Student! Sono tedesche. Sono qualità australiana. E naturalmente non è assolutamente rumoroso, non fa un minimo rumore. Non fa una piega. Quindi adesso partiamo con la frullamenta. Ecco, questa è la prima. Si parte piano. Si parte piano per forza. Ha un certo ritmo, non so, di... questa è la ballo del capoeira che hai imparato in Brasile? Si deve fare per forza così. Ah, se no non è provincia di inizio. Ecco, siamo alla velocità smodata, eh. Guardate il colorito che sta prendendo. È assolutamente non rumoroso. Non si sente nulla. Guarda a zero. E si può fare anche la dormita. Sembra una macchina di idrogeno. Eh sì, lui sembra idrofobo. Bene. Direi che possiamo rallentare. Mi raccomando, scalate tutte le marce perché sennò non bene. Oh, fantastico. Cacchio, non mi sono neanche accorto che l'abbiamo frullato. Penso, io sono andato solo tre volte. No, non mi pare. È vero che siamo veramente... guardate come è pulito tutto. È assolutamente limpido. Lo versiamo. Ricordiamo che è freschissimo. Lo versiamo in modo tale che poi il auto Antonio Tottaro lo potrà assaggiare e dirci che come. Io sono proprio estasiato da questa cosa. Bene, bene, sono contentissimo, mi raccomando, il manga è estasiato anche per tre giorni. Un fantastico da prima che è arrivata. Aspettate! Mamma che buona sarà lì! Prego, prego! Allora, adesso lo mettiamo qua e abbiamo presentato il nostro prodotto. Sì, però prima per guarnirlo ci prendiamo la buccia di banana. Che ah, beh, quello tosse. La buccia di banana che so assolutamente. Posso? Oggi io voglio fare un po' il cuoco perché presentando questo programma mi piace anche a me mettermi. Che cosa succede? Niente! E allora quindi aggiungerei un po' di spezie per la carne, così. Perfetto. Così per rendere veramente bellissimo e gustoso. Mi raccomando, non si beva anche la buccia, secondo me gliela frullo. Lo vuole presentare così possiamo passare poi all'assaggiare. Niente, allora, ecco qua, questo è il piatto, bicchiere come si presenta alla fine. Bellissimo, coloratissimo. È buonissimo. Prego, assaggi! Grazie. Deve essere fantastico questo patte. Soprattutto dai. Bimane! Anche caldi della giornata. Si beve con due mani. Sì, vuole la qualità, proprio quello lì, la qualità. Lo prende, lo butta giù. Capisco che comunque. No, si beve. A due mani, a tre mani, però nel dopo senso. Abbiamo il TG. Sì, parliamo anche di quando puoi. Devi cominciare a levare la buccia, magari. Sì, la buccia è solo. Però nel senso lo possiamo anche bere nell'happy hour. No, ma si deve bere subito. Inizio tra qualche ora. No, l'happy hour sono già ora nell'happy hour. Sì, però non è proprio il massimo della vita. Cazzo, lei se malava. Potrei anche andare, ma io lo farei però questa volta. Ah, no! Io non lo assaggio mai, l'assaggiatore ufficiale. Il gara e il lattologo e il mangiolo. Esatto. Prego, prego. Vabbè, se proprio devo. Prego! Vabbè, proprio deve. Deve fare il contratto. Vabbè, qua c'è un po' di. Vado a prendere il contratto. No, prego. Il contratto non si discute. Ecco, grazie. Questi momenti di crisi. Io direi anche alla salute. Alla salute è sua. Soprattutto sua. Grazie mille. Vorrei salutare a casa. Tipo i telespettatori che ci sono sì, sì. Che sono qua a dai, su! Bevo subito! Dai, su. Beh, immagino sia buonissimo! Gustosissimo! Si sente bene? Buono? Com'è? Ma
Mai stato meglio. Mai stato meglio. Sicuro. Di bene, guarda, non sento niente. Ma... ci voleva. Beh, ragazzi, questo qua è veramente una bontà. Una bontà, un bicchiere, sì. Il cuoco adesso lo può assaggiare effettivamente dopo che abbiamo Paolo finito la puntata, quindi possiamo saltare. Vederci. E quindi possiamo salutare il nostro pubblico, alla prossima. Adesso questa qua è la puntata molto speciale estiva, quindi la Liquid Edition, ma torneremo presto solo per voi con una nuova e grande novità. Buono da morire a tutti! Ingredienti! Va bene! Adesso la voglio assaggiare. Acqua! Fa schifo? Però ti apri con noi. Mamma mia! Cioè, è proprio color vomito. Cioè, se voi lo vedete anche la consistenza, è vomito. Ah, quindi? Sponsor poi. Topo bianco.